Però a maggior ragione proprio per questo, e anche, anche riprendendo le proposte che più volte i consiglieri dell'UDC hanno manifestato in questo Consiglio Comunale, dato quello che diceva il sindaco, cioè avere a ultimazione dei lavori, attivare le iniziative con dei mostri, potrebbe essere quella l'occasione per far sì che, per esempio, i nostri studenti, sia di Tempoletti che di Vinci, si ritirassero per trovare in questa fase, in quel modo, no, con un dibattito orale di nuove generazioni, saranno venire poi, no, in anno ancora più a lungo di lui, no, ecco, sentiranno ancora più proprio, no? Cioè, come se questo territorio cominciasse, avesse desse anche una possibilità di cominciare a vivere più consapevolmente quelli che sono poi i segni che lo contraddistinguono, a cominciare da dare come dire, generalità a una cosa importante. Ritornando anche un attimo, un passo indietro, a quello che era l'ordine, la mozione precedente sulla targa a Piazza Gori, forse se non in caso di queste parti si rivisitasse un po', che potrebbe essere anche quindi un percorso che riattualizza un po' anche, potrebbe anche come dire, dare la là, se si manifesta l'esigenza per riattualizzare anche certa parte di Topomastia. Mi è venuto a mente giorni fa, quando ero fuori del nostro comune, a Saminato, ho visto una via, la via che porta a Pontego, a Saminato, che si chiama via Armando Diaz, insomma, ecco, che ancora oggi si hanno dei vinti, tra l'altro, personaggi che sono, diciamo così, una storia non certo molto edificante del nostro paese, colonialismo, prima guerra mondiale, oliesi, quello che c'era nel generale Torna, quelli che un po' hanno condizionato al nostro giudizio negativamente la storia del nostro paese, che ci siano ancora noi da capo su Empoli, a Mandalia se non c'è per quello che ci fossero altri personaggi che hanno stati intitolati, io penso che forse, no, un po' d'attenzione e forse questo primo passo di un coinvolgimento di nuove generazioni per dare un nome un po' che può apparire qualcosa, ma simbolicamente io penso che non sia qualcosa, poi su un passo anche per rifare un po', anche per rifare un po' la storia del nostro territorio. Quindi noi su questo ordine del giorno non possiamo che essere. Io rispetto all'ordine del giorno presentato all'UDC, io vedo l'intervento del sindaco, come dire, faccio giustizia perché ancora siamo a metà strada rispetto a questa infrastruttura e quindi è ovvio che prima occorre finire l'opera e in questo tempo, io credo ci occorrerà un anno e mezzo ancora per finire l'opera infrastrutturale, che è molto importante da questo punto di vista, non solo per la infrastruttura in sé, ma per quanto riguarda il discorso delle due comunità. E gli è altrettanto importante che queste due comunità condividino eventualmente il nome da dare a questo ponte. Molto importante. Sono anche d'accordo con Cagione se è possibile prevedere un percorso, voglio dire, non so, con gli studenti e non solo, perché io credo che in nome di questa infrastruttura molto importante per la nostra zona, non solamente Empoli,
il sindaco di Cerravelli per tutti i circondari. Noi abbiamo avuto dei personaggi nel nostro territorio molto importanti che dal dopoguerra oggi hanno costruito questo territorio. E quindi vedere le varie possibilità che ci possono essere, senza escludere nessuno, però rispetto a questo oggi mi sembra prematuro e quindi per quanto ci riguarda noi respingiamo questo ordine del giorno, quindi lo dico già ora, e lo valuteremo a tempo debito, anche la infrastruttura sarà molto avanzata. Bene, grazie consigliere. Come dicevo prima, non vorrei sbagliarmi, ma se uno va a ricercare il materiale per quanto riguarda l'accordo tra il Comune di Empoli, il Comune di Vinci e la provincia di Firenze, l'allora presidente della provincia, attuale sindaco di Firenze, Matteo Renzi, dovrebbe, sinceramente poi oggi non sono riuscito a trovarlo, poi magari domani ce la farò a scovarlo negli archivi della provincia, firmato un protocollo per l'ampliamento del ponte Unisce Empoli, cioè c'è stato un protocollo di intesa alla base dell'accordo sia sul progetto sia sulla realizzazione del ponte. Nel protocollo di intesa, almeno nel comunicato stampa del MEC, che comunque è abbastanza autorevole su questo, perché comunque è gestito direttamente dalla provincia, il presidente, l'allora presidente della provincia, dava direttamente già il nome al ponte, cioè come se il ponte, se il nome del ponte fosse oggetto dell'accordo del protocollo di intesa che il comune si è impegnato a sottoscrivere. Quindi magari prepareremo un'interrogazione su questo per capire sia il comune Empoli sia la provincia per capire come stanno effettivamente le cose. Detto questo, è ovvio che se il comune si è impegnato a firmare un protocollo di intesa dove si dice esplicitamente che il nome del ponte è quello di Alcide De Gasperi, assolutamente al gruppo del PDL non può che far piacere da questo punto di vista, perché credo che il sindaco si impegnerà a mantenere ciò che ha firmato in quella sera. A prescindere da questo ragionamento, credo che non possiamo prendere a compartimenti stagni una decisione oggi piuttosto che una decisione che questo ente ha preso qualche mese fa. Noi abbiamo giustamente, a mio avviso, e qui parlo a livello personale perché non conosco l'idea dei miei colleghi su questo, noi abbiamo dato nome al ponte che collega Avane a Vinci a uno statista, appunto. Credo che da questo punto di vista, nella concezione globale della città, avere un ponte dedicato a Calamandrei da una parte, all'altra, a Cile De Gasperi, due persone che indubbiamente all'interno dell'Italia del dopoguerra, della guerra e del periodo che ha portato alla seconda guerra mondiale, persone credo che abbiano dato un servizio all'Italia indubbio e che comunque hanno espresso da entrambe le fazioni un amore incondizionato per questo paese, al di là degli schieramenti politici, che hanno sacrificato la loro vita e la loro esistenza personale per un interesse pubblico, credo che da questo punto di vista non solo il Comune di Empoli dovrebbe decidere di dedicare un ponte a Cile De Gasperi, come ha scelto su Calamandrei giustamente, questo ripeto a mio avviso, di dedicare l'altra a Calamandrei, ma come abbiamo già avuto modo di dire, questo percorso sono convinto che debba essere, in questo percorso devono essere coinvolti tutti quei soggetti che oggi fanno scuola, che fanno mondo sociale, per far capire il senso per cui due amministrazioni, tra cui una provinciale, hanno scelto di dare questo nome in una scuola di programma a uno statista, a un Alcide De Gasperi, che ha un padre costituente a come Calamandrei. Credo che il percorso a questo punto di vista abbia tutto il suo senso, tutta la sua dignità, e avrebbe comunque, se portato avanti in un certo modo, se in questo percorso si coinvolge tutti quei soggetti che hanno da crescere da questa scelta e hanno da essere messi in consapevoli, si possono in qualche modo anche valorizzare i contenuti e i valori della Costituzione, molto spesso magari
si ritiene di dover richiamare in ogni occasione, quindi credo che in questa occasione più che mai una scelta globale, una scelta tra virgolette bipartisan, da una parte un uomo impegnato in politica, da una parte, dall'altra, ovviamente uno statista che è stato anche presidente del Consiglio, credo che sia un progetto che al di là degli accordi che questo ente può più o meno aver già preso, a me mi risulta che se l'accordo di programma c'era, come c'è nelle unità di stampa, già il nome del ponte alla base dell'accordo fra i tre enti, però mi sbaglio, sicuramente mi sbaglio, però nell'ottica delle scelte sono state prese fino a ieri, delle scelte che prenderemo in futuro, credo che questo percorso potrebbe essere un'occasione di valorizzare la storia proprio sulla concretezza attraverso dei progetti formativi che coinvolgono sia le scuole sia anche le istituzioni. Abbiamo dibattito, ci sono i votanti, prego, lui si va fuori, se no, no, tu stai dentro, se la distinta in allora, andiamo a votazione, ordine del giorno di presentazione del nuovo consultato, chi è favorevole, prego consigliere, alzate la mano, sei favorevoli, chi è contrario, chi si astiene, due astenuti. Punto numero 8, ordine del giorno presentato al consigliere Massimo Domenici per il gruppo consigliare Incuria 5 Stelle relativa ai risultati del referendum del 12 e 13 giugno e di pubblicizzazione della gestione del sistema idrico integrato. Prego Domenici. Oggetto ordine del giorno sui risultati che tenendo il 12 e 13 giugno di pubblicizzazione della gestione del servizio sanitario locale. La famosa vittoria del sindaco che tenendo il 12 e 13 giugno scorsi ha mostrato con chiarezza una larga maggioranza del paese è contraria alla privatizzazione della gestione in là. Il Consiglio Comunale di Empoli reputa e la vittoria del sì abbia portato a storia che segna uno spartiacque e rende ineludibile da parte della politica nazionale, regionale e locale un ripensamento ed una revisione profonda delle politiche fin qui attuate in materia di servizio idrico integrato. E in gran parte dei cittadini l'acqua è tra tutti i beni comuni il più vitale e più strategico. La sua gestione non può che avvenire in condizioni di monopolio naturale, pertanto può essere affidata a un'impresa privata la sua interezza. Dall'estrazione alla depurazione finale per la remissione dell'ambiente. Dopo circa 15 anni di liberalizzazione e privatizzazione del settore idrico, di aumenti tariffari non giustificati a miglioramenti di servizi e incrementi di investimenti, è maturata la condizione delle procedure di gara per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato, sono solo un vago espediente formale per nascondere in evidenza un servizio in regime di monopolio accurato con conseguenti rendite e posizioni. Per l'intera filiera viene affidata a un unico gestore privato con finalità di lucro. A consolidare questa opzione vi è anche l'estrema debolezza operativa degli organi pubblici e di controllo, quali oggi le autorità di ambito territoriale ultimale e deputate in linea teorica al controllo sulla gestione privata, non viene in effetti apparato burocratico che possa davvero garantire il controllo sulle imprese di vaste dimensioni. Come quelle operano oggi il settore della gestione del ciclo dell'acqua. Se non è in prima persona l'ente pubblico assume la gestione dell'interesse del ciclo, appaltandolo quando opportuno temporaneamente, accortamente, singoli pezzi, ma da posizione di forza mantiene in prevalenza il resto dell'Europa e il centro. Il Consiglio Comunale di Empoli ritiene pertanto necessario avviare un graduale processo di pubblicizzazione della gestione dell'acqua. Oggi reso possibile l'abrogazione delle norme non pedivano fino a ieri e di recupero della capacità di effettivo controllo sulla gestione da parte dei comuni in quanto enti più vicini ai cittadini e ai loro bisogni.
Consiglio Comunale di Rieti chiede il Parlamento abrogazione della norma contenuta nel comma 186, più volte prorogata, e prevede lo scioglimento obbligatorio degli altri consorzi di comune per il controllo sulla gestione e più in generale fatta salva la normativa comunitaria e demandare alle regioni a scegliere le forme di gestione di controllo sulla gestione più che tempo conosce il proprio territorio. Alla giunta regionale e al consiglio regionale l'elaborazione di un piano attraverso un'adeguata revisione normativa e regolamentare preveda nei prossimi 10-20 anni un processo di progressiva riutilizzazione della gestione del ciclo idrico e preveda i seguenti indirizzi di massimo. E qui vado a spiegare un po' i 10 punti. Il rafforzamento del ruolo dei comuni nel controllo sulla gestione del servizio idrico e e questo è abbastanza, diciamo, chiaro. Il rafforzamento del ruolo delle ASL e di altri enti pubblici adeguati al compito nel controllo e anche nella presa in carico diretta di parti strategiche nella gestione del ciclo delle ASL. Una progressiva acquisizione di quote del capitale privato delle società da parte dell'ente pubblico, regione o comune in Toscana. Ci rendiamo conto che in questo momento possa essere difficile da parte dei comuni perché mancano soldi, ma siccome noi prevediamo 10-20 anni, in questi 10-20 anni ci sia in qualche modo una forza non solo a parte dei comuni ma anche a parte delle regioni a riandare a riacquisire quelle che erano le cose che sono state vendute a enti e altri enti. Un incremento degli investimenti sul sistema idrico integrato che in questi anni di gestione privata sono risultati inferiori alle previsioni dei piani finanziari al momento della cessione del 47% delle azioni di acqua e spa socio privato. Investimenti in particolare con un più capillare e efficiente sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue. Una rimodulazione del sistema tariffario abbassa drasticamente la quota fissa e la fascia di consumo domestico considerata dall'OMS necessaria, ossia 50 litri al giorno per abitante residente, pari a 18 metri cubi annui e gradi in modo progressivo, incrementare le fasce di maggior consumo domestico, industriale e agricolo in modo a ridurre gli sprechi. Quindi trovate, quella che viene considerata diciamo una parte sia più che sufficiente sono 50 litri al giorno, 18 metri cubi per persone. Un sistema di finanziamento dei costi di investimento e gestione del ciclo integrato e le altre che pesi maggiormente sugli emungimenti diretti da FADA, soggetto a corso d'acqua di privato autorizzato a scopo industriale, agricolo e sportivo, come i campi da golf, oggi paga la regione sui residui, sui consumi privati tramite rete sulle imprese più idrogene. Quindi c'è una serie di soggetti che pagano non tanto rispetto al consumo dell'acqua e hanno tipo che ha campi da golfo, altri soggetti oggi pagano molto meno di quanto in realtà dovrebbero pagare. Un'azione regionale e locale più incisiva contro il grave fenomeno degli emungimenti abusivi di acqua, ossia non autorizzato e sottostimato al titolare dell'autorizzazione, quindi anche più un maggiore controllo che chi in qualche modo abbia accesso diretto possa non ci sia anche pene maggiori qualora ci sia un maggior, diciamo così, uso di quell'acqua in maniera così. Un'azione regionale locale contro gli scavi di reflui domestici e industriali abusivi e comunque non adeguatamente depurati. Un parziale, moderato e controllato finanziamento dei costi di investimento e di controllo a valere sulla fiscalità generale sui proventi e le sanzioni amministrative in materia di protezione delle acque, attualmente troppo basse rispetto al livello di trasgressione. Anche qui noi ci rendiamo conto che se è vero che l'acqua pubblica comunque è un bene di tutti, non sia da poter, non si debba dover pesare per forza solo su chi paga le bollette. Oggi se pensiamo veramente se un'acqua sia un bene comune, un bene di tutti, si possa trovare quegli investimenti per andare a rafforzare quelli che sono gli impianti o comunque tutti gli investimenti che devono essere fatti sull'acqua anche con altre modalità. Noi prevediamo quello che potrebbe essere direttamente sulla fiscalità, cioè potrebbe essere a elaborare entro 6 mesi da un'adeguata pubblicità un piano programmato e passaggi necessari per riportare il servizio idrointegrato completamente in proprietà e gestione pubblica,
perché quindi abbiamo visto che non c'è più l'obbligatorietà in qualche modo che passi al privato, ma anche vero che non è detto che questo non possa succedere. Riteniamo che il referendum che c'è stato il 12 o il 13 giugno sia stata una volontà popolare, non tanto di non renderlo obbligatorio, ma che la gestione dell'acqua appunto torni in mano direttamente ai punti. Quindi non vorremmo che per l'ennesima volta, come è successo in Italia anche in altre situazioni, non venga in qualche modo travisato quella che è la volontà dei cittadini. È vero che hanno votato che il fatto non diventasse obbligatorio la parte diciamo privata, anche vero che intendevano con questo portarlo tutto in mano ai punti. Si impegna il sindaco a trasmettere formalmente il presente ordine del giorno approvato ai presidenti dei due rami del Parlamento, al presidente della Regione Toscana e al presidente del Consiglio regionale della Toscana e di darne la massima pubblicità. Io chiedo in qualche modo sia il partito di maggioranza che buona parte dell'opposizione si sono impegnate in questo referendum, uscendo e dando in qualche modo indicazioni perché la gente andesse a votare per i sì, oggi di dare seguito a quello che abbiamo chiesto ai cittadini e che in qualche modo è stato chiesto e c'è riuscito il 12 e il 13 giugno. C'è riuscito tutti insieme, oggi stanno a iniziare a mettere in piedi diciamo il primo passo perché questo possa avvenire, perché si possa dare seguito a quella che è stata la volontà dei cittadini e l'hanno detto sicuramente in maniera forte. Grazie. Grazie a tutti per il prego. Grazie a tutti. Credo che al di là del metodo su cui vedo pochi istanti, c'è una questione di metodo che non giovane di noi, come sa benissimo Massimo, siamo stati insieme nel comitato e quindi credo un grande risultato, quel comitato sia stato quello di spersonalizzare rispetto non tanto ai singoli quanto rispetto alle forze politiche che hanno partecipato al comitato valdese. Cioè la possibilità di arrivare in fondo ad una discussione che fosse sul tema a livello pubblico, non legata a chi aveva sottoscritto cosa, tant'è che come dire, il referendum di quest'anno ha sostanzialmente disarticolato un po' di schieramento e credo che proporre una discussione al Consiglio Comunale, poi mi auguro che gli amici del Partito Democratico sostengano come faremo noi in questo ordine del giorno, però credo che non sia modo soverano di dove per presentare dei documenti in Consiglio Comunale sottoscritto da una sola forza, perché credo sia come dico, un modo soverano e confligge con quello che ha portato al risultato del giugno. Io credo che questo sia sbagliato, non per fare polemica, come dire, uno spirito costruttivo per il proseguo, perché per esempio un ulteriore discussione che abbiamo fatto e che avevamo rimandato un po' alla sessione era per esempio quella legate alle nostre partecipazioni, allora lasciamo per quella legata al fatto di inserimento di questa cultura d'acqua non bene come diritto inalienabile, quindi anche su quello c'era da fare una discussione che potevamo appunto riprendere correttamente, ma al di là del metodo appunto insomma, è rivedibile e migliorabile, nel merito siamo assolutamente d'accordo perché evidentemente questo documento rispecchia in pieno la nostra posizione sulla questione dell'acqua. Mi limito a sottolineare un elemento di difficoltà che chiaramente emerge durante lo stesso documento rispetto alla potestà di controllo da parte dei comuni sul servizio idrico, perché lo stesso nei vari punti che sono numerati, diceva Massimo, a un certo punto si parla sia del controllo da parte dei comuni e poi dopo di altri enti, perché è evidente la difficoltà di inquadrare come per a fuoco chi poi realmente è titolato a avere un ruolo di controllo nei confronti da parte della politica interna, evidentemente quindi la rappresentanza degli interessi dei cittadini rispetto a questi soggetti gestori, perché è evidente che laddove si andasse a capire alcuna sempre più grande applicazione dei soggetti gestori verso diciamo, una prospettiva per esempio di tipo regionale, è chiaro che io temo che sempre più la creazione dei comuni avrà un ruolo sempre più marginale nel controllo su questi servizi. Noi andiamo dicendo da tempo che probabilmente piuttosto che la sommatoria dei singoli comuni, che poi alla fine non esprimono nessun tipo di controllo, ma di fatto hanno il potere contrattuale numero nei confronti dei soggetti gestori, probabilmente dovrebbe essere la regione, quindi un consiglio regionale unico
dove si fa un'unica discussione, dove la politica prende un'unica posizione rispetto agli indirizzi da dare al soggetto gestore o ai soggetti che lo gestiscono. Quindi in questo caso noi abbiamo questo piccolo appunto, ma del resto già emerge anche nel documento, perché da alcune parti si parla del controllo dei comuni, del rafforzamento del controllo dei comuni, in altre parti si parla di altri enti o addirittura di direttori generali. Quindi secondo me questo è un tema da discutere all'interno del comitato, anche all'interno poi delle forze politiche, di coloro che hanno sottoscritto e poi contribuito a far vincere il referendum. Io credo che questo sia un tema da rimettere in discussione. E credo che questa ordine del giorno abbia anche, quindi, ci permette anche di sottolineare un ulteriore aspetto che molto spesso si dimentica, che nelle discussioni agostane sulle manovre bis, ter, quater, poi tutte quelle che si sono sostituite da parte del governo nazionale, ogni volta, e soprattutto anche del presidente di Confindustria, viene fuori sempre perennemente la questione della liberalizzazione, legge di privatizzazione dei servizi pubblici locali. Ora, o io vivo in un altro mondo, oppure noi a Giunta abbiamo votato l'esatto contrario, quindi mi sembra, come dire, questa una sede pubblica dove tutti, almeno tutti coloro che sono impegnati alla vittoria del referendum, si rendono consapevoli di questo, che per primo, e uscendo di qui a chiunque riproponga la liberalizzazione, legge di privatizzazione dei servizi pubblici locali, risponda che, voglio dire, che nonostante la volontà della Presidente di Confindustria, purtroppo il popolo italiano si è espresso in senso contrario. Questo è un valore valido in tutti i sensi, e non solo per quanto riguarda l'acqua. Grazie Presidente. E io credo che questa sia una decisione importante, perché i referendum, su come erano stati impostati a suo tempo, con i principi, erano giusti, perché tutto quello che deve essere giusto oro è pubblico, quindi è proprietà di tutti i cittadini. Però si è finito. Prima ha parlato di soggetti, chiamavano aziende, perché Acqua SpA è un'azienda che persegue il profitto e fa anche gli utili. Sta attento, perché voleva un concetto. I tubi che portano l'acqua ai clienti, tutte le tratte delle dorsali che portano l'acqua, sono di proprietà pubblica, sono di comune e sono affittate per convenzioni alla società di gestione. Le due società di gestione sono private a partecipazione. Fammi finire, un po' che eventualmente fa degli emendamenti subito, però siccome te l'ho detto prima, cioè, non vorrei che le espressioni italiane che hanno vinto il referendum, che poi c'è su detta fregatolina, come si fa in Italia, no? Si va a fare il referendum e poi a un certo punto si privatizza, perché io questo lo ricordare, vi ricordate quando in Italia c'era un solo soggetto delle DLC, delle telecomunicazioni, c'era SIP, poi Telecom, che non so se qualcuno se lo ricordava, che i cellulari ci voleva 2000 lire al minuto, era una cosa incredibile, no? Poi ci fu la cosiddetta liberalizzazione vera, che ha portato oggi, usando le infrastrutture pubbliche, perché da prendere tutte le reti che ci sono in Italia, se delle operazioni furono fatte i soldi pubblici e poi regalate ai cosiddetti privati, perché alla tele tutte le infrastrutture di rete in Italia sono sempre quelle fatte negli anni 60. Perché il soggetto era un'azienda a partecipazione statale che permise a tutti di mettere anche il contadino in campagna. Ma siccome ora non c'è più la cosiddetta convenienza per il gestore, che è privato, la DSL nelle zone più lontane a volte non è possibile averla, ma giustamente perché il rapporto degli utenti è troppo basso e crea delle infrastrutture e costa. Tornando al discorso dell'acqua, se come dici te dovrebbe essere tutto pubblico, bisognerebbe smantellare le società di scopo che sono private, andrebbero smantellate e tornare alla vecchia municipalizzata, dove la vecchia municipalizzata, 10 dipendenti, comunque ha sempre dato l'acqua a tutti i cittadini impresi e sempre di ottima qualità. Poi giustamente tempi indietro venne l'idea di fare la società di scopo per avere una visione più di zona del servizio dell'acqua, della distribuzione dell'acqua, chiaramente, e poi le cose si sono trasformate e oggi ci ritroviamo in casa, perché stiamo parlando di controllo, tra parentesi, il governatore Rossi
ha detto che farà la previsione di tutti gli altri, cioè da 6 anni faranno 2, 3, e questo è un risparmio notevole. Però il problema rimane sempre, siccome l'altro, grazie per questo, siccome gli altri sono gli autonomi che controllano chi il gestore, ti volevo ricordare che tempo il sole, forse anche il consigliere se lo ricorderà, io ho invitato il presidente del nostro altro. Il presidente del nostro altro ha detto che il gestore che gestisce la distribuzione della ristorazione e fa le fatture ai cittadini è stato arrivato 4-5 volte con multe sanzionatorie, perché fa solamente riparazione di rete, non fa sostituzione né investimenti, perché le reti sono quelle vecchie e c'è sempre un buon 35-40% di spreco, che probabilmente ho il sospetto, ripeto, quando mi lo lega, ho il sospetto che lo paghi da qualche cittadino, anche alla distribuzione di rete. 7 milioni. Anche se, ha detto, anche se, ripeto, qualcuno se c'è la problema, un 30% rimarrà sempre in dispersione della rete, le dispersioni sono sempre alte. Cioè le reti stanno diventando dei collaboratori, perché i soggetti gestori privati, società per azioni, non investono nelle nuove reti ma fanno solo riparazione. Questo lo volevo sottolineare, con questo non è che con l'acqua ci si fa già tanti soldi o tanti profitti, comunque Acqua S.p.A. riesce a fare ancora dei buoni utili. Quindi se ci fossero degli utili li investirà sulla rete, ma non è così, perché questo è un conflitto. Siccome la rete è pubblica, sono dei comuni, non è che io voglio pigliare i soldi, mettere in mano a soldi e mettere a posto la rete, non gliene importa nulla. Ora speriamo che con la nuova governance della holding i sindaci diano le linee guida ai soggetti gestori per fare gli investimenti, perché su questo secondo me c'è da lavorarci molto. E comunque il cittadino da questa trasformazione società pubbliche private credo che tanti vantaggi non ha avuto, perché l'acqua è la fine cosa più di fino, mi sbaglio a te, cosa più di fino. Tra parentesi, la distribuzione dell'acqua, scusa, la distribuzione dell'acqua in Toscana è un po' pubblica, perché ci sono tanti piccoli pozzi da congiungere, mentre magari in Nord Italia è molto più facile perché basta ombre e acqua per la sera, è diversa. Però su questo fatto state molto attenti che questo referendum sia l'ennesima, diciamo, cosiddetta pulpizia, se portate la gente a votare poi ci sarà la privatizzazione. Io pure se vado verso la privatizzazione, ci siamo già, perché i soggetti che operano sono aziende private a camminare in Puglio e che poi ammetto domani potrebbero entrare in società anche al Puglio. Non fatto il terapia sociale, e fare tutte cantine sociali. Sono anche questa nuova, nulla? Io la butterei a Puglio, non viene più. Io ho 8 euro per andare a Puglia. Io credo che l'acqua sia una filiale che non si può divertire. Ti ha fatto fare un presente? Quando fare commercialmente dei cibi che non devono essere. Allora comunque, il problema è che non ci ha preso il giro. Quando ha detto che ci dava tutti i dati, continuava a formare la commissione per far vedere al cittadino quello che costava rispetto di migliorare. Abbiamo fatto con il circondario, visto che considerato non ci riuscivano con la regione rispetto, un altro tipo di richiesta, la quale è stata un po' deviata, perché il comitato tecnico che doveva valutare quanto ci doveva costare l'acqua, ecco, è diventato soltanto un comitato tecnico che in effetti non fa niente per i cittadini. Quindi io credo che sia un altro punto fondamentale, cioè dire, e qui lo potete vedere dai pezzi, l'acqua a Ifoli diresse giudizio è uno dei costi più alti di tutta Italia. Praticamente la metà di questo, il doppio di questo che è Milano, il doppio di questo che è altri costi. Quindi ci sono pochi costi che hanno un costo dell'acqua superiore al nostro. Quindi credo che la gestione, così come è stata fatta, non vada bene. Bisogna riorganizzare tutto il sistema di
distribuzione. Bisogna in qualche modo arrivare al punto di migliorare quelle che sono le reti del acquedotti. Fate conto che noi a Empoli abbiamo ancora delle tubazioni in amianto cemento che portano l'acqua nelle case. Quindi questo è già una cosa che sinceramente non si fa molto piacere. Quindi il ruolo che doveva avere l'acqua, che ora si sta cominciando a diminuire, facendole dare, se è tolto e ce n'era arrivando ad uno, però ho sentito anche il Presidente della Regione ha detto che l'unico modo o diciamo la voglia di andare verso delle società partecipate però con un azionariato la successiva interrogazione del giorno che io ho fatto è proprio quello sulla richiesta dell'azionariato popolare, che è una delle cose in cui i cittadini possono mettere bocca e in qualche modo controllarlo personalmente. Quindi credo che questo sia una delle cose che bisogna arrivare, e se lo dice anche il Presidente della Regione speriamo che effettivamente venga fatto e non rimanga nel dimenticatoio come è stata la commissione per il calcolo del prezzo dell'acqua. Ecco quindi il bisogno di vedere che vengano fatte delle cose che in qualche modo servono ai cittadini e non soltanto fate pagare un prezzo che è superiore quasi a tutto quello che trovate l'acqua. Grazie. Grazie consigliere. Sì, io volevo fare una considerazione, volevo riprendere un'argomentazione del consigliere Vini, perché lui è partito dallo spirito del referendum, voleva un po' e quindi fosse un po' la traccia di tutta la regione presentata dal Giacometti. Partire dal referendum che è stata un'altra opinione che tutti noi potevamo avere prima del referendum, è stata un'ambiazione forte dagli elettori e dai cittadini. E appunto, al di là dell'opinione di ciascuno di noi, ha introdotto una serie di votazioni che ci obbligano tutti a fare delle considerazioni importanti. Io c'è una valutazione, il referendum vale la pena ricordarlo, erano su tre argomenti principali, l'energia, l'acqua e la giustizia, che sono elementi direttrici forti del governo, di questo governo, ma erano stati, lo sono tuttora, a maggior ragione durante la crisi, eccetera. E se da questo punto di vista il governo è uscito nettamente battuto, però come se ciò non bastasse, anche tutta la manovra, tutte le due manovre fatte da giugno a oggi sono andate nella direzione opposta, cioè di non tener conto del referendum. Quindi il fatto delle condizioni che ognuno di noi aveva prima del referendum nel merito, poi importanza, sta di fatto che dal punto di vista politico c'è la disattenzione, contrariamente a quanto dice Bianchi, che su questa materia il governo ha completamente disatteso le aspettative delle persone, e che quindi anche nel nostro vicino probabilmente l'osservazione che sta facendo Vini è pertinente, cioè su questo, siccome c'era un comitato, potevamo sedere tutto a un tavolo e questo poi ovviamente per noi, anche per noi è condivisibile questo ordine del giorno, lo recuperiamo nel dibattito, però se questa cosa fosse stata non è un problema di marchio, però se tutti avessimo partecipato probabilmente alcune, perché noi lo condividiamo al 95%, non tutto diciamo chiaramente, però se noi avessimo fatto un tavolo, non un tavolo negoziale, ma un tavolo di concertazione politica, così come erano stati i tavoli del referendum, come diceva Vini, probabilmente si arrivava alla presentazione di un testo condiviso che avremmo approvato probabilmente all'unanimità. Quindi io sono a fare una richiesta formale alla
presidente, noi potremmo votare questo regione o questo? No. Siccome sono punti chiarissimi, sono punti che John Mayer ci ha registrato l'ultimo per una persona, e noi tra l'altro io li voglio ripercorrere brevemente. Il primo punto di rafforzamento del dolore comune e il controllo degli espressi di bisogno di grado è un punto che ci vede completamente d'accordo, proprio per lo spirito del PNRR. Come pure il punto 2, il rafforzamento del ruolo dell'ATO e di altri enti pubblici adeguati al compito di controllo. Tra l'altro, io vi ricordo che il governo Berlusconi, prima del referendum, quasi un anno avanti, aveva abolito l'ATO. L'ATO era l'unico baluardo per il controllo pubblico sul gestore. Invece erano errori già il Consiglio Comunale lo rivolge questo fatto, prima ancora del referendum. Questo è un punto estremamente. La progressiva acquisizione di nuovi mercati di capitale privato, questo è un punto che noi non siamo molto d'accordo. No, aspetta. Dico anche perché. Perché contrariamente alla demagogia, alla falsa demagogia potrebbe, come dire, un amministratore di un qualsiasi comune dire che l'acquisizione di nuovo capitale privato. Ci sono diverse ragioni, innanzitutto c'è un contratto, quindi il contratto si può anche riscattare, non è uno scandalo, però abbiamo pagato delle penali. Quindi, poi c'è la situazione contingente, finanziaria, cioè qui bisogna dare, come dire, al di là, il referendum ci ha richiamato un po' a essere molto concreti e pragmatici, senza ideologismi. Quindi, se nello spirito, noi non dobbiamo tradire lo spirito referendario, però probabilmente se oggi impegnassimo i nostri cittadini in un ragionamento che dice li acquisiamo, è meglio far scadere i contratti e magari non rinnovarli, che è molto più semplice. D'altra parte siamo arrivati al 10 anno della convenzione e ne mancano altri 10, ma queste operazioni si cominciano a fare ora, se noi vogliamo praticare di discutere il contratto, quindi la politica ha del lavoro da fare da questo punto di vista. Però qui si parla di progressiva acquisizione di voti, quindi si introduce l'elemento del fare, trovare i finanziamenti, cioè. Quindi questo non lo riteniamo una strada percorribile e quindi siamo contrari a questo. Mentre il punto 4, il punto 5, il punto 6, il punto 7, il punto 8, il punto 9, siamo completamente d'accordo da questo punto di vista. Il punto 10 è lavorare entro 6 mesi e dare adeguata pubblicità a un piano programmatico. Il comune, lo diceva Emilio, non so più pubblicità, noi siamo un organismo indiretto, non è che noi siamo in carica a qualcuno che fa un piano industriale che entro 6 mesi dica le cose. Lo vedremo meglio dopo, nel punto dopo, perché dopo se c'è un altro punto sull'acqua, quello del 2015, sull'azionariato popolare. Io vedo che l'osservazione che manca alla nostra riflessione è che il referendum è un referendum lavorativo, qui ci vuole una legge nazionale, cioè qui c'è una vacanzio per cui il governo, la maggioranza deve fare una nuova legge, deve dire in che direzione si deve andare, poi che giorno ovviamente vorrà recepire all'interno di queste linee guida una propria, dovrà fare proprio le indicazioni nazionali e fare poi una legge regionale anche sulle forme di gestione. Quindi da questo punto di vista è chiaro che come dire, il piano programmatico non può che essere fatto in conseguenza, chiudo subito, in conseguenza di una legge che oggi non c'è, perché il referendum ha abrogato questa norma. Comunque se noi siamo nostra di essere pertinenti, noi potremo non importa presentare un emendamento, perché si va per sottrazione, noi lo proviamo togliendo il punto 3 e il punto 10. Il punto 3 e il punto 10. Grazie. Passa un altro punto. Abbiamo fatto interventi. Vedete, io intanto so quanto tempo ho da fare un mea culpa, nel senso quello che diceva giustamente Bartaluccio, diceva Bini, era condivisibile, il fatto che si fosse trovato in situazione comune avrebbe portato forse un voto all'unanimità e quindi forse l'errore politico, mettiamo così, di non mettere in testa più partiti che avevano creduto, diciamo, in questo referendum che avevano proposto in quello lì. È anche vero che la volontà, come giustamente si diceva, era quello di dare subito seguito a quello che poteva essere il voto del referendum, tanto è vero la presentazione di 14 giugno, come si vede dalla copia, quindi
direttamente il giorno dopo era per, diciamo così,